Ma più che altro, no? Nel progetto io ho visto cambiamento piuttosto anche forte nelle tue fotografie, come anche in quella tua. Tu stai mettendo molto di più il tuo sentimento nel paesaggio, no? E prima cosa che era alla ricerca della bellezza, oggi non solo, cioè tu stai raccontando che stai migliorando come fotografo. Cioè, Maturando, si sì, cresce, ci vuole tempo sempre. stai crescendo, anzi, sei cresciuto moltissimo come fotografo, no? E in fondo quello che mi interessa di più, quello che attraverso il progetto, quello che ti ha dato il progetto, ti ha dato il luogo, ti ha dato, cioè perché sei cresciuto, perché tu hai ricevuto, no? Stai dando molto, ma nello stesso tempo hai ricevuto molto, sicuramente. Questo è quello che mi interessa che tu raccontassi. Certo. Ok? Questo è un progetto del quale mi ha incaricato la provincia di Trento in occasione delle celebrazioni della Grande Guerra, perché in Trentino è iniziato un anno prima rispetto all'Italia, perché il Trentino nel 1914 era austro-ungarico. L'Italia infatti entrerà in guerra un anno dopo, nel 1915. E il bello di questo progetto, loro hanno visto le mie foto che avevo fatto sulle Dolomiti, eccetera. E a loro era piaciuto molto il linguaggio con cui io raccontavo le Dolomiti, un occhio un po' diverso rispetto al solito, poi l'utilizzo del bianco e nero e specialmente la pellicola, che secondo la persona che mi ha incaricato appunto dava un senso diverso, no? Rispetto alle foto normali, forse anche più adatto al tema che era la Grande Guerra, quindi 100 anni fa. E questo è un progetto che è tuttora in corso, è iniziato a marzo dell'anno scorso, nel 2013, ed è ancora in corso perché per girare tutto il fronte austro-ungarico, che sono circa 530 km in Trentino, ci vuole del tempo. Ovviamente io non ho fatto tutti i 500 km, ho scelto alcuni percorsi di media e alta montagna che fossero interessanti dal punto di vista sia storico, sia degli avvenimenti, ma soprattutto dal punto di vista fotografico, scegliendo anche dei luoghi che non fossero accessibili ai più delle persone, perché fino a 3.000 metri, 3.500 metri come il Corno di Carento non è che si arrivino tutti. Quindi ho cercato di portare la fotografia e i luoghi vicino alle persone attraverso la fotografia. Questo è un progetto che devo dire, che mi ha preso molto dal punto di vista del cuore e della testa. Primo perché è un argomento di difficile trattazione fotograficamente, perché si parla di guerra, della Grande Guerra. Ed è comunque un argomento, e sono comunque luoghi che sono stati fotografati centinaia di volte. Infatti, quello che la provincia mi ha chiesto non è stato tanto raccontare, andare a fotografare dal punto di vista documentaristico, fotografi di forte, fotografi la trincea, fotografi, cioè il soggetto proprio, ma trovare qualcosa che fosse al di fuori di questo. Quindi una visione totalmente personale, e questo è stato un vantaggio. Cioè, non mi hanno chiamato per fare delle foto A. Mi hanno chiamato affinché fossi io a interpretare qualcosa, che è la cosa migliore. Insomma, ti chiamano perché ti piace il modo in cui fotografi, quindi loro volevano che io scattassi secondo il mio modo. Ovviamente una delle cose più interessanti, però anche più pesanti e più time consuming è stato leggere tutti i libri che mi hanno dato, perché ovviamente per fotografare la guerra e i luoghi della guerra bisogna sapere cosa si andava a fotografare. Quindi ho iniziato a tornare a scuola, a iniziare a studiare di nuovo gli accadimenti, i luoghi, cosa era successo, le formazioni in campo, tutti i diari dei vari tenenti, marescialli, soldati, che sono stati dei diari veramente drammatici e molto profondi. E quindi mi sono caricato di tutte queste informazioni e le ho fatte mie nel tempo, perché ci voleva molto tempo per digerire tutto quello che io ho fotografato poi e ho letto. Però ci voleva sempre qualcosa, io ho sempre bisogno quando fotografo di un aggancio che sia un titolo, un elemento che mi guidi nel racconto. E la prima volta che sono andato in uno di questi luoghi, che era una cresta a 2500 metri, una schiena d'asino si chiama, tra una valle e l'altra, mi sono trovato a pensare, quel giorno c'era molto vento. E alla fine, per farla in sintesi, ho pensato che su quella cresta, su quella dorsale,
erano morte centinaia di migliaia di persone in quel periodo, e che alla fine, dopo che se ne sono andate, dopo che è finita la guerra, queste persone sono rimaste lì, le anime delle loro persone sono rimaste lì, senza nessuno più intorno, no? E l'unica cosa che c'era, che era rimasta in tutti questi anni, era il vento. E allora mi sono inventato che solo il vento poteva essere un titolo adatto, perché solo il vento è quella cosa che è rimasta con loro, è quell'elemento che mi ha accompagnato lungo le cime delle montagne in questi mesi, e metaforicamente solo il vento è quello che ha continuato a raccontare, a portare nel tempo la storia di tutte queste persone, di tutti questi accadimenti, oltre ovviamente ai libri di storia. Ecco perché il progetto si chiama Solo il Vento, perché il vento è questa cosa che mi ha guidato un po', mi ha portato i racconti delle persone, e attraverso questo immaginario io ho iniziato a fotografare non necessariamente qualcosa, ma a fotografare dei segni che fossero l'assenza, però allo stesso tempo la presenza. Ci sono alcune foto di queste pianure dove non c'è assolutamente nulla, ma con centinaia di buchi, e quei buchi sono le bombe dove c'erano le persone che sono saltate in aria, però in questo momento sono solo dei campi con delle grandi buche, e quella come altre foto sono foto molto significative, perché ti danno l'idea dell'assenza. Nella foto non c'è assolutamente nulla se non le buche, però ti dà l'idea della presenza di cent'anni fa, di battaglie che sono state combattute aspramente, drammaticamente, tragicamente e con migliaia di morti. Quindi questo è stato l'aggancio che io mi sono preso e mi sono portato avanti per tutti questi mesi. È stato un aggancio faticoso, molto faticoso dal punto di vista mentale, perché ogni volta che io mi reco in questi luoghi, dopo aver fatto due o tre giorni di sessione fotografica, sono molto stanco, perché è come se vivessi in quel momento la storia, seppur infinitesimamente piccola, ovviamente. E quindi io, ad esempio, in questi giorni sto tornando, andrò adesso al Passo di Costabella, che è vicino alla Marmolada, e mi sto rileggendo di nuovo tutti i libri che riguardano quel luogo per capire cosa andare a fotografare. Questo è un po' l'inizio del progetto e il modo che mi ha portato a fotografare questo progetto. Quindi vai ad ascoltare il vento che ti racconta. Sì, esatto. Infatti in questo piccolo libricino che io ti ho dato, e che non è il libro ufficiale, questo, come ti dicevo prima, è un libro che ho fatto per gli amici in pochissime copie e che ha 100 scatti fatti con l'iPhone. È un po' il dietro le quinte del mio progetto. Con l'iPhone io scatto, con un telefonino, insomma, in questo caso l'iPhone, quando io arrivo in un luogo sono i primi scatti che faccio per rendermi conto cosa mi dice quel luogo. È un po' un making of tonale, racconto anche i giorni, cosa ho fatto, che cosa ho visto, che cosa mi hanno dato. E quindi è un dietro le quinte interessante per chi poi vuole capire come va avanti un progetto. E poi può essere un dietro le quinte interessante nel momento in cui uscirà il libro nuovo, uscirà la mostra o partirà la mostra, che partirà appunto a novembre di quest'anno ad Amburgo, con 40 foto grande formato. Da Amburgo? Da Amburgo, sì, all'Istituto Italiano di Cultura, e poi farà tutti i luoghi e le città che sono state interessate ai tempi alla Grande Guerra, quindi farà Budapest, farà l'Ungheria, farà Vienna, farà altre due date in Germania, e poi nel 2017 dovremo andare a San Francisco, data di entrata in guerra degli americani. E nei luoghi dove le popolazioni trentine sono molto forti, le comunità trentine, anche in Argentina, anche in Canada, vedremo, insomma, tanto le celebrazioni durano 4 anni. La cosa interessante di tutto questo discorso e il valore che è stato alla fine dato a tutto questo lavoro, oltre ad avere avuto un committente come la provincia di Trento, una mostra, i libri, eccetera, eccetera, è stato sicuramente il MARTE, il Museo di Arte Moderna, che ha fatto partire 2 giorni fa questa grandissima mostra sulla Grande Guerra, con decine di artisti internazionali che hanno vissuto la guerra, che hanno raccontato la guerra attraverso la fotografia, attraverso la pittura, attraverso la scultura. Loro hanno visto, la direttrice ha visto e la curatrice hanno visto il lavoro che ho fatto, sono rimaste positivamente impressionate e mi hanno chiesto di poter esporre 2 opere all'interno del Museo di Arte Moderna. La mostra è bellissima, sono 3.000 metri quadri, e c'è De Pero, c'è Futurismo, c'è Garbari, c'è Balla, c'è Burri, ci sono tantissimi artisti di fama internazionale, e loro hanno voluto 2 fotografie che hanno stampato in maxi formato 6 metri per 3 e che hanno messo proprio all'entrata della mostra.
La mostra durerà fino al 2015, questa è una delle foto che è stata messa all'entrata e loro hanno fatto degli attrezzi celebrativi e quindi io ne ho approfittato per rubarne uno e portartelo, adesso poi te lo firmerò. Dopodiché io domani riparto e vado a vedermi gli ultimi 6 percorsi, entro fine novembre devo finire tutto il progetto e poi vedremo cosa ci riserverà il futuro, però questo è sicuramente il progetto più importante e più bello forse che ho fatto finora. Fantastico. Invece queste bottiglie cosa c'entrano? Queste bottiglie c'entrano puoi staccare? No, la parte più interessante questa. Una volta invece di portarvi sempre le vostre brioche vi ho portato due prodotti interessanti. Questo è il Nosiola, che è uno dei più importanti vini trentini di Castelno Arna, dell'amico Marco Zani, un bianco autoctono fantastico, una delle migliori cantine trentine, e ve l'ho portato perché avevo promesso ai ragazzi e poi perché è un prodotto del Trentino tipico, un bianco ottimo che spero voi apprezzerete quanto prima. E questo invece è un rosso che ha preso i 3 bicchieri qualche giorno fa, di Petra, del gruppo Moretti. Petra è una cantina vicino a Piombino, a Sovereto, Massa Marittima, quindi in Maremma. È attualmente è stata considerata la più bella cantina d'Italia, disegnata dall'architetto Mario Botta, lo stesso che ha disegnato il Marco, guarda caso. E per loro sto facendo da un anno un lavoro in bianco e nero per raccontare la vita in una cantina dall'inizio, da quando iniziano a crescere le vigne fino a quando poi vanno in letargo per l'inverno. Quindi io ho iniziato questo lavoro in bianco e nero da novembre dell'anno scorso, lo finirò a novembre di quest'anno e poi per il prossimo anno ci sarà una novità che vi dirò più avanti attraverso il mio blog. E anche questo è un lavoro bellissimo, tutto in bianco e nero, Hasselblad e Linof 6x12, sempre per mantenere la mia linea. Il progetto è raccontato come al solito in un blog che si chiama petraunviaggio.it, quindi chi volesse seguirmi in questo viaggio enofotografico lo può fare, e questo è un rosso da abbinare a piatti sostanziosi, ma penso che non avete problemi. Questa non te la firmo, te la bevi e basta. Grazie, grazie a te.